Con una inflazione galoppante, uno dei vari modi per proteggersi sono sicuramente i dividendi. Degli yield alti possono perlomeno tamponare l'effetto che questa problematica può dare ai nostri soldi che perdono potere di acquisto. Vediamo come poter affrontare questo problema nel 2022, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto ed educatore finanziario AIF. Oggi torniamo a parlare di dividendi cercando di capire se questi possano proteggerci dalla inflazione che in questo periodo sta togliendo molto del potere d'acquisto al nostro denaro. Quello che voglio proporre sono tre azioni ad alto dividendo che sono ben conosciute e che servono solo a questo fine utile. Non sono aziende che a mio parere possono funzionare per portafogli di lungo termine che siano creati per portare anche del capital gain, ma possono comunque far parte di un buon portafoglio bilanciato per creare un buon flusso di cassa. La cosa grandiosa del mercato americano è che esiste una strategia di investimento adatta a tutti, che si preferiscono le aziende growth, da crescita, o value, a valore, o le azioni da dividendo, c'è un percorso per costruire il proprio portafoglio dimensionato ai propri obiettivi e al proprio arco temporale. Nel 2013 JP Morgan Asset Management, una divisione del gigante JP Morgan Chase, ha pubblicato un rapporto che ripercorreva 40 anni di dati e confrontava le prestazioni di società quotate in borsa che hanno avviato e aumentato il loro pagamento da dividendo a società invece che non avevano proprio dividendi. I risultati sono praticamente il bianco ed il nero. Fra il 1972 e il 2012 le società che hanno avviato e aumentato i loro pagamenti hanno registrato un rendimento annualizzato del circa 9,5% in confronto. I titoli senza dividendi hanno generato guadagni annualizzati solo dell'1,6% nello stesso periodo. Le aziende che pagano un dividendo tendono ad essere redditizie su base ricorrente e in genere hanno dei modelli operativi collaudati nel tempo. In altre parole, si tratta di aziende che hanno visto la loro giusta quota di contrazioni economiche e ne sono uscite più forti dall'altra parte. Ma anche se i titoli con dividendi hanno una propensione a sopraperformare, hanno un problema. Una volta che hanno raggiunto il territorio dell'alto rendimento, diciamo un rendimento che è al di sopra del 4% o addirittura molto superiore, rischio e rendimento spesso sono correlati. Poiché il rendimento è una funzione della vincita rispetto al prezzo delle azioni, una società in difficoltà con un prezzo delle azioni in caduta potrebbe attirare investitori ignari e intrappolarli in una situazione di continue perdite e alla fine magari in una eliminazione completa del dividendo. La buona notizia è che esistono titoli di qualità ad altissimo rendimento per i quali ci sia anche una distribuzione al di sopra del 7% ed oltre. Per cui volevo citare appunto questi tre titoli che si possono definire ultra rendimento e che è un termine piuttosto arbitrario che si usa per definire appunto quei titoli che hanno un rendimento al di sopra del 7%. Se si sta cercando un flusso di cassa di dividendi superiore alla media che metterà sotto controllo un'inflazione elevata, un titolo di azioni come quelle che vado adesso a citare può aiutare. Come sempre, disclaimer d'obbligo, non sono consigli finanziari ma semplici mie considerazioni. Se vuoi un consiglio finanziario su come investire, affidati a un esperto del settore, un magari consulente finanziario indipendente. Ti ricordo comunque, prima di iniziare, che puoi sostenermi sia su Patreon che su YouTube per contenuti dedicati a partire dal costo di un caffè al mese o prenotare della formazione su educazione finanziaria con il mio link qui sotto. Ma quali sono queste tre azioni che vado a proporre? È che con un investimento di circa 25.100 euro, equamente diviso in tre porzioni uguali su queste tre aziende, possono andare a fornire un dividendo lordo di circa 2.500 euro annui, che è un buon modo per iniziare avendo un dividendo medio circa lordo del 9,64%. La prima l'ho citata più volte in parecchi video, AGNC Investment, che è il ticker AGNC, e che ha un dividendo attuale dell'11,94%. AGNC ha messo in mostra un rendimento medio a due cifre nei 12 degli ultimi 13 anni. Si tratta di un mortgage REIT. Sebbene l'acquisto di REIT ipotecari su titoli a volte possa essere un po' complesso, il modello operativo di AGNC è incredibilmente semplice e trasparente. Società come AGNC cercano di prendere in prestito denaro a tassi di prestito a breve termine più bassi e utilizzano questo capitale per acquistare titoli garantiti da ipoteca con rendimenti a lungo termine più elevati. Il rendimento medio generato da questi prodotti, meno il tasso debitore medio, equivale appunto al margine di interesse netto. In genere più ampio il margine di interesse netto, più redditizio saranno i REIT ipotecari. Aziende come AGNC hanno il tempo di adeguare i propri portafogli per massimizzare i profitti. In altre parole, anche se la prospettiva di tassi di interesse più elevati sta avendo un impatto temporaneamente negativo sul valore contabile di AGNC, in realtà
sarà quasi sicuramente positivo nel lungo termine periodo, in quanto i rendimenti dei prodotti gestiti dovrebbero aumentare nel tempo. Inoltre, cosa da non sottovalutare, GNC Investment acquista quasi esclusivamente asset che vengono definiti di agenzia. Una sicurezza di agenzia nel mercato americano è supportata dal governo federale nel caso in cui un bene vada in default. Sebbene questa protezione aggiuntiva appesantisca il rendimento di GNC, ottiene, quando acquista un asset da appunto agenzia, di utilizzare la leva per aumentare il proprio potenziale di profitto, comunque non andando a esporsi eccessivamente a del rischio. La seconda azienda è Sabra Healthcare REIT col ticker SBRA e ha un dividendo attuale dell'8,86%. A fine di settembre 2021 Sabra gestiva 421 proprietà immobiliari con un focus primario su strutture infermieristiche qualificate e comunità abitative per anziani. Come si può facilmente immaginare, Sabra Healthcare è stata martellata dalla pandemia. Con gli anziani che sono fra i gruppi più suscettibili a Covid-19, l'occupazione in molte delle sue strutture infermieristiche qualificate e alloggi di anziani si è ridotta notevolmente nel 2020 e all'inizio del 2021. Tuttavia i tassi di vaccinazione sono andati via via ad aumentare sia per gli anziani che per il personale che lavora in queste strutture. Escludendo l'unico conto di non competenza dell'azienda, che è appunto Avamer, l'occupazione media per gli altri 7 principali operatori infermieristici qualificati di Sabra è aumentata di oltre 700 punti base da dicembre 2020. Allo stesso modo l'azienda ha registrato un miglioramento di 465 punti base dell'anziano tasso di occupazione medio degli alloggi dal minimo di febbraio del 2021. Sebbene le preoccupazioni per Avamer, che affitta 27 strutture di Sabra, siano palpabili, vale la pena notare che il 99,7% degli affitti previsti è stato raccolto dall'inizio della pandemia di Covid-19 e la fine dell'ottobre 2021. Con i tassi di occupazione in via di guarigione è improbabile che Avamer rappresenti un problema sul lungo termine per Sabra Healthcare. Inoltre è da ricordare che l'azienda è rimasta aggressiva sul fronte degli investimenti anche durante la pandemia. Soprattutto durante i primi 9 mesi del 2021 Sabra ha investito quasi 397 milioni di dollari in investimenti con un rendimento in contanti medio ponderato del 7,55%. Questi rendimenti sostanziali sono ciò che dovrebbe facilmente alimentare il pagamento del quasi 9% di dividendo che abbiamo citato poco fa. La terza azienda non è un REIT e si chiama Antero Midstream, al ticker AM, e ha un dividendo attuale dell'8,14%. Per alcune persone l'idea di investire i propri soldi in azioni petrolifere non sarà sicuramente allettante. Le ferite sono ancora fresche dallo storico calo della domanda che le società di perforazione e esplorazione a monte hanno subito durante il culmine della pandemia di coronavirus, ma gli attuali problemi geopolitici hanno portato alcune società, se non quasi tutte, in questo settore sotto la lente di ingrandimento per le enormi crescite fatte nel brevissimo periodo. Antero Midstream è un'azienda completamente diversa però. Mentre la sua società madre, Antero Resources, gestisce la perforazione e l'esplorazione, Antero Midstream gestisce 468 miglia di gasdotti di trasmissione e 3,2 miliardi di piedi cubi di capacità di compressione del gas naturale. Mentre i perforatori, quelli che sono a monte, vanno e vengono con il prezzo del greggio, i fornitori di Midstream godono comunque della prevedibilità del flusso di cassa che deriva dai contratti a tariffa fissa. Per quanto riguarda la distribuzione trimestrale, il dividendo di Antero, che è stato tagliato al 27% l'anno scorso, c'è un'ottima ragione dietro. Antero Resources aumenterà la sua attività di perforazione e di gas naturale sulla superficie di Antero Midstream. In risposta, appunto, Antero Midstream dirotterà parte del suo capitale di distribuzione precedentemente dedicato ai nuovi progetti infrastrutturali, come possono sempre essere gasdotti, stoccaggio ed elaborazione, e per cui si prevede che questi nuovi progetti aggiungeranno 400 milioni di dollari in un flusso di gas gratuito incrementale fino alla metà del decennio. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Dammi le tue impressioni su queste tre aziende, per favore, e dammi anche la tua idea se queste possano essere valide, aziende valide o meno, se possono essere delle soluzioni particolarmente interessanti per qualsiasi tipo di investitore o solo per noi che ci ammazziamo di dividendi. Secondo te sono queste le migliori scelte? Ce ne potevano essere altre? Spero di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere la community tutta insieme e soprattutto me, che ho sempre tanto da imparare. Cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiamoci tante opinioni e informazioni e aiutiamoci sempre a crescere comunque. Ti chiedo come sempre di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e se sei nuovo iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!